qui con la meravigliosa Luana e vogliamo proporvi la nostra versione del make-up di Grace Kelly, la meravigliosa principessa di Monaco, e appunto un personaggio che a noi è piaciuto tantissimo. Io poi ho avuto l'opportunità di conoscere Luana e faceva molto piacere essere modella in un mio video, quindi ne abbiamo approfittato. E questo è il look finale, è un trucco molto elegante, molto chic e direi anche un pochettino di classe. E niente, fateci sapere con dei commentini cosa ne pensate, se il make-up vi piace e soprattutto se volete altri video con Luana come modella. Noi vi lasciamo alla realizzazione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Inizio subito applicando una base su tutta la palpebra mobile fissa. Nel nostro caso abbiamo già realizzato la base viso e le sopracciglia. Proseguo con un ombretto, questo qui è un beige molto chiaro, e lo applico su tutto l'occhio. Con una sorta di marroncino beigeolino e un pennello da sfumatura inizio a creare l'ombra nella piega dell'occhio, successivamente lo applico anche sulla palpebra mobile. Dalla Naked 2 prendo gli ultimi due colori, quelli più scuri, e li applico su tutta la palpebra mobile. Purtroppo non mi trovo a truccare da quel lato del viso, quindi faccio un pochettino difficoltà a maneggiare i pennelli. Vado a prendere un ombretto nero, questo qui è sempre di Deva Cosmetics, con un pennello angolato e dell'acqua termale mi vado a creare una sorta di riga di liner molto sottile e proprio all'attaccatura delle ciglia. Prendo il pennello da sfumatura di Zoeva utilizzato precedentemente e sfumo. Riapplico e sfumo finché non ottengo il risultato che mi piace. Prendo nuovamente i colori dalla Naked 2 e li applico sotto la palpebra inferiore. Applico una matita color burro all'interno dell'occhio. Tanto mascara, non ho applicato le ciglia finte perché Luana ha davvero delle ciglia meravigliose. Ho cambiato lato perché non mi trovavo a truccare da quello. Poi prendo un correttore molto chiaro, anche questo di Deva Cosmetics, e vado a correggere le occhiaie. Applico una cipria, questa è una cipria in polvere libera trasparente di MAC. Vado a realizzare un lieve contouring in polvere con questo pennello da precisione, sempre di Zoeva. Contorno le labbra con una matita. Successivamente faccio un mix di ben due rossetti, entrambi sono di Moolah Cosmetics. Uno è Sorbet e l'altro è il Pretty Woman. E mixati vado a ricreare il colore che più mi piace. Applico un blush, lo sfumo molto bene per non creare chiazze di colore. E questo è il risultato finale. E spero tanto che il make-up vi sia piaciuto. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao!